Cristian Vieri, il toro scatenato del calcio italiano, è tornato. Ha ricominciato a segnare alla sua maniera. Per lui ci sono solo un luogo e un momento in cui si deve dimostrare qualcosa. In campo, quando si tratta di metterla dentro. Un attaccante vive solo per quello, vive. Vive per far gol e niente, vuole far gol in tutte le maniere. Per far gol lo devi avere anche nel sangue, devi essere bravo, però lo devi sentire il gol che arriva. A fermarlo nella scorsa stagione era stato ancora una volta un infortunio muscolare, quasi un inevitabile tributo alla sua esuberanza atletica. Quello che ho avuto io è stata un'ammazzata incredibile, sono sfasciato muscolo l'anno scorso. Si è fatto male 3 volte, è stato un dramma, sono stato fermo 9 mesi, che sono stati 9 mesi i più brutti da quando gioca a calcio. La storia di Cristian è fatta fin dall'inizio di sacrifici, viaggi, provini. Bolognese di nascita, trascorre l'infanzia a Sydney, in Australia, dove il padre Bob, ex calciatore di Roma e Juventus, si è trasferito. Quando ho cominciato a giocare in Australia, piano piano avevo questa cosa dentro di me che, vedendo il campionato italiano, vedevo Mancini, Viale, Luigi Baggio, tutti i giocatori qua a giocare, io il mio sogno era di venire in Italia e giocare in Serie A e poi in Nazionale. Sarà il nonno Enzo però, ex portiere, ad alimentare il suo sogno. Infatti, quando Cristian lo chiama dall'Australia, è lui che lo fa venire a Prato per giocare al Santa Lucia. Questo è il cartellino, il primo cartellino che Cristian Vieri ha firmato in Italia. Lui è Rodolfo Beccheri, il presidente del Santa Lucia. E se gli chiedete cos'è per lui quel campetto, non esita un attimo a rispondervi. È la vita, perché è tutta la mia... Dalla mattina alla sera conta solo ed esclusivamente Santa Lucia. Mi ha dato la possibilità di giocare per una squadretta di Prato e cominciare a farmi vedere anche lì. Quindi per me è stato molto importante. Insieme a nonno Vieri, è Beccheri che dice sì al piccolo Cristian e finanzia il suo ritorno dall'Australia. L'aveva visto giocare sul suo campetto qualche mese prima e proprio lui lo va a prendere dopo il lungo viaggio. Se andò a prenderla a Pisa, io e il nonno in automobile, sarà stato l'una. Alle 3 dovevamo giocare qui una partita con una squadra di vicino, un recupero. Io voglio giocare. Avevo saputo che c'era questa partita, ora volevo giocare anch'io. E non mi ricordo quanti gol avevo fatto. E a quella partita lì fece 3 gol. Ed ecco un giovanissimo Cristian Vieri che con il numero 11 gioca con i colori del Santa Lucia. Vai, australiano! E per invogliarlo ancora a fare gol, nonno Vieri ha una bella pensata. Un premio di 5.000 lire per ogni rete segnata. E gli dice... Se tu fai un gol ti do 5.000 lire, con un gol ti do 5.000 lire. La prima volta 3, poi 4, poi 2, poi 3, basta. Lasciamo 1.000 lire. A 16 anni cominciano i primi provini con le principali società italiane. Nessuno lo vuole, tranne il Torino. Il suo allenatore Vatta capisce che da quel blocco di marmo che è il suo fisico sgraziato può nascere un capolavoro. Ero in ritiro con la Primavera a Torino. Ero in ritiro, niente, vedevo che durante le menti non la acciappavo mai e allora un giorno vado e dico, mister, mi sa che me ne torno a casa perché non sono più scarso qua. E lui mi dice, no, ci sta che questa sia la tua fortuna questa, pensare di essere il peggio. Dopo il Torino, Cristian cambia maglia ogni anno. Esordisce in Serie A con l'Atalanta. L'anno successivo vince lo scudetto con la Juventus. Eppure cambia ancora. Passa all'Atletico Madrid, dove segna gol da antologia.
poi alla Lazio, dove vince la Coppa delle Coppe. E infine all'Inter, dove Moratti sogna un attacco Vieri-Ronaldo. Ragazzo scontroso, ruvido, estremamente determinato, per questi continui trasferimenti è stato spesso criticato. Se uno va via vuol dire che anche lui vuole andare via, perché se una società vuole vendere un giocatore e il giocatore non vuole firmare, non va via. Quindi, come ho detto, io non ho mai avuto problemi ad andare via, fare esperienze nuove e girare. Cioè, secondo me un ragazzo di 20 anni è giusto anche che gira e fa certe esperienze. Nel frattempo, Christian ha conquistato il posto da titolare inamovibile in nazionale e ha visto le sue quotazioni crescere senza sosta. Ne ha fatta di strada Bobo, dai primi calci dati al pallone in quel campetto del Santa Lucia. Poi la Lazio, Bobo Mancini, che giocava con me, mi sono detto, penso io 10-13 anni fa, eri mio idolo, ti guardavo tutte le domeniche con la Sampdoria, ora gioco con te. Poi Baggio uguale, che io quando avevo 14 anni che giocavo nel Santa Lucia Prato andavo a vedere la domenica a Firenze. E poi dopo, sai, 10, 13, 15 anni ti ritrovi a giocare con loro, e io andato ci pensavo, mi veniva da ridere, dicevo, penso dove sono arrivato, ce l'ho fatta anch'io giocare con i miei idoli.